Ciao a tutti amici nerazzurri e bentrovati a una nuova edizione del TG Flash Internews. Si è aperta ieri la settimana che porta al Derby d'Italia e Simone Inzaghi attende per primi ad Appiano Gentile gli azzurri reduci dalla qualificazione agli Europei 2024 dopo il pareggio al Leverkusen contro l'Ucraina. Tanta Inter per Spalletti, titolari Barella, Frattesi, Di Marco e Acerbi, con Darmian subentrato negli ultimi minuti. Di rientro anche Aslani in campo per tutto il match tra Albania e Isole Faroe. Impegnati tra stasera e stanotte per gli ultimi appuntamenti di questa sosta, Thuram, gli olandesi De Vrij e Dumfries, Sommer e i sudamericani Lautaro Martinez, Carlos Augusto e Sanchez. Intanto Bastoni questa mattina ha effettuato ulteriori esami che hanno confermato la lesione al polpaccio. Il difensore nerazzurro salterà sicuramente la sfida di domenica contro la Juventus, ma ci sono speranze che possa rientrare per la trasferta a Napoli. Sul fronte mercato, oltre a Taremi, Jalot e Zielinski, la dirigenza dell'Inter pare aver messo gli occhi anche su un nome a noi familiare. Si tratta di Khéphren Thuram, il fratello del numero 9 nerazzurro, attualmente al Nizza. Per saperne di più, vi aspettiamo a partire dalle ore 18 con InterChat sui canali YouTube, Facebook e Twitch di internews.it. Non perdetevi poi sul nostro sito l'intervista esclusiva a Fulvio Collovati realizzata da Davide Gonzales. A dopo! Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.